Abbiamo investito da novembre 2022 ad oggi qualcosa come 462 milioni di euro, se non ricordo male, per la scuola abruzzese. Abbiamo investito risorse veramente importanti e significative. Poi l'Abruzzo è stato coinvolto anche in Agenda Sud, un piano strategico. È la prima volta che un governo pensa ad un piano strategico per lo sviluppo del sistema formativo del Mezzogiorno proprio per riunire l'Italia. Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. Noi non possiamo più accettare che il nostro paese sia diviso in due, che le regioni del Mezzogiorno d'Italia, e devo dire che l'Abruzzo si colloca sicuramente molto meglio di altre realtà, però non possiamo accettare che le regioni del Mezzogiorno d'Italia siano penalizzate e gli studenti che abitano in certe aree del paese non abbiano le stesse opportunità formative. Dunque abbiamo coinvolto ben 120 scuole primarie con uno stanziamento di oltre 12 milioni di euro per il piano di Agenda Sud, specificamente per il Mezzogiorno, e poi abbiamo anche individuato alcune scuole superiori in cui attiveremo una serie di politiche, i famosi 10 punti di Agenda Sud, che significa più insegnanti, soprattutto su certe materie dove il gap formativo è più forte, cioè italiano, matematica, inglese, significa una formazione specifica per gli insegnanti che operano in certe realtà più complesse. Un supporto da parte di INDIRE per questi insegnanti, l'apertura della scuola al territorio, il prolungamento del tempo pieno. Abbiamo anche varato una norma che dà degli sgravi fiscali a quegli insegnanti che accettano di svolgere le loro funzioni nelle scuole di montagna. L'Abruzzo è particolarmente interessato a questa norma. E oltretutto un punteggio aggiuntivo. E per l'Abruzzo, insieme con altre regioni del Mezzogiorno, abbiamo anche derogato al numero minimo di alunni per classe. Anche questa è una norma molto importante per realizzare un presidio, in particolare per quelle scuole che sono situate in quelle aree più difficili, appunto le aree montane, dove noi rischiamo lo spopolamento, anche la mancanza di insegnanti che scelgono di andare ad insegnare in queste scuole. Poi c'è il tema dello sviluppo della filiera. Devo dire, mi fa molto piacere che alcune scuole abruzzesi, oggi pomeriggio comunicherò i dati, ma alcune scuole abruzzesi hanno accettato, hanno accolto l'invito del Ministero di aderire alla sperimentazione della riforma dell'istruzione tecnico-professionale. Così come anche alcune scuole abruzzesi hanno aderito al liceo del Made in Italy, e così come anche, ma poi di questo vi parlerà l'assessore, di intesa proprio con la Regione Abruzzo e con lo splendido rapporto che c'è con l'assessorato e con l'assessore Quaresimale, abbiamo deciso di potenziare tutto il percorso degli ITS. Questa è una sfida strategica. L'Abruzzo è una regione straordinaria, una regione che ha grandi opportunità, grandi potenzialità, e noi vogliamo investire proprio nel percorso della formazione tecnologica perché dà le basi, dà le fondamenta per lo sviluppo imprenditoriale, industriale, ma più in generale imprenditoriale di una regione. E quindi anche da questo punto di vista una particolare attenzione. Io ieri ho sentito l'Avvocato Generale dello Stato, perché è ora di finirla con queste aggressioni nei confronti del personale scolastico. Lo Stato, il Ministero, lo Stato, il Governo è vicino al personale scolastico nei confronti di qualsiasi atto di aggressione. Vogliamo che si sappia che d'ora in poi i docenti, i dirigenti scolastici, ma tutto il personale della scuola non saranno più lasciati soli. Non solo la filiera è stato un successo, ma oggi comunque saranno resi noti tutti i dati, un successo molto importante, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Devo dire, un successo veramente sorprendente, non mi aspettavo risultati così interessanti. Per quanto riguarda poi il discorso del contratto, beh, noi abbiamo chiuso dopo anni che non si chiudeva,
Nel novembre del 2022 abbiamo chiuso un importante contratto che ha riconosciuto aumenti che per il personale docente sono 124 euro al mese in più, e nella finanziaria di quest'anno, la legge di bilancio, abbiamo stanziato risorse veramente importanti per il rinnovo dei contratti di 1.200.000 lavoratori della scuola. Anche qui ci saranno aumenti ancora più significativi rispetto allo scorso anno, e quindi devo dire che dal punto di vista del rinnovo contrattuale e dei soldi che abbiamo messo, compatibilmente fra l'altro con una situazione non semplice dal punto di vista generale, abbiamo fatto uno sforzo sicuramente importante. Per quanto riguarda poi il tema dell'altra domanda, qual era? Ecco, dirò di più anche innanzitutto, abbiamo trovato le risorse per far sì che il personale ATA possa essere, ovviamente nell'autonomia delle scuole e coerentemente con l'esistenza di progetti PNRR, possa essere rinnovato, e inoltre devo anche aggiungere un dato che tocca in modo particolare le scuole del Mezzogiorno: nonostante una diminuzione quest'anno di 115.000 studenti, ho deciso che ci sarà una invarianza di organico. Questo vorrebbe dire salvaguardare 8.300 classi. 8.300 classi è un dato particolarmente importante, particolarmente significativo.